Buonasera a tutti, grazie per essere qui con noi stasera a questo evento in diretta presieduto dal CER AIB Lombardia. All'interno, diciamo, del nostro appuntamento delle stelline che ormai dall'anno scorso abbiamo voluto organizzare sotto forma di speaker corner. Uno spazio quindi informale in cui condurre una chiacchierata con i nostri colleghi bibliotecari, che non vuole essere un momento di formazione o un momento seminariale, ma vuole piuttosto essere un'occasione per far emergere questioni, per far emergere opinioni, riflessioni all'interno della nostra comunità e per dar voce, insomma, anche ai nostri colleghi. Per raccogliere opinioni, per avere un momento di confronto. È una formula che ci sta dando tante soddisfazioni e che ci permette anche di entrare in contatto magari con realtà e con modi di vivere la biblioteca che sono magari lontani dalla nostra quotidianità, che però ci possono dar tanto, proprio perché dal confronto poi emergono anche tante idee, tanta creatività. È il caso di questo speaker, dello speaker di questa sera, che vede coinvolti, li vedete assieme a noi nel video, quattro colleghi provenienti dalle biblioteche dei musei. Biblioteche di cui spesso conosciamo molto poco. Io vengo dalla realtà delle biblioteche di pubblica lettura, biblioteca di ente locale, la mia collega Roberta viene dalle biblioteche accademiche. E lo sanno anche i colleghi collegati, apparteniamo a mondi che a volte fanno molta fatica a comunicare tra di loro. Per cui quando Paola Mazzucchi ha fatto, insomma, questa proposta di poter partecipare, portare la sua esperienza all'interno dello Speaker Corner, abbiamo accolto con grande entusiasmo la sua proposta, proprio perché ci sembrava un'ottima occasione per conoscere un mondo a noi ancora ignoto. E per prendere anche delle sollecitazioni, magari da parte vostra, e per uscire dai confini delle nostre esperienze. Quindi siamo proprio impazienti di ascoltarvi. Lascio la parola a Roberta. Io volevo presentare voi, che siete i nostri ospiti. Allora, c'è con noi la Paola Mazzucchi, che è la bibliotecaria del Museo della Scienza e della Tecnica di Milano, Alessandra Lenti, che è bibliotecaria del Museo Galileo Galilei di Firenze, Silvia Mosso, che è bibliotecaria del Museo Egizio di Torino, e Enrico Rossi, che è invece bibliotecario del Muse di Greccio. Ecco, allora vi ascoltiamo con estremo piacere e molta curiosità. Lasciamo quindi la parola a Paola Mazzucchi, dalla cui proposta è nato questo incontro. Allora, grazie Cristina, grazie Roberta per aver accolto la mia proposta, perché come ci siamo detti, io ho partecipato a tanti convegni di bibliotecari. Però non ho mai sentito parlare di biblioteche dei musei e forse anche perché capire che cos'è una biblioteca di un museo non è così immediato perché sono tante le tipologie anche di musei che ci sono, accademiche, rionali, di condominio, scolastiche, ecclesiastiche, itineranti, eccetera. E quindi ci sono anche le biblioteche dei musei e anche i musei sono di diverse appunto tipologie. Io vi posso portare la mia esperienza, che è quella di ventennale esperienza come bibliotecaria al Museo della Scienza e Tecnologia di Milano. La biblioteca è strettamente legata al museo perché il fondatore Guido Uccelli, quando negli anni 40 ha ottenuto, diciamo, la possibilità di finalmente, fondare il museo, eravamo in tempo di guerra e quindi la cosa che è riuscita a fare è stata quella di comprare libri per la sua biblioteca. Lui era estremamente convinto che accanto a un museo ci dovesse essere una biblioteca,
approfondimenti e studi da fare sulle collezioni. Quindi, quando nel 1953 poi il museo è aperto, diciamo, ci è voluto ancora qualche anno, nel 1958 è stata aperta la biblioteca, che era molto attiva. Ci sono state diverse donazioni subito dalla Milano imprenditoriale dell'epoca e diciamo che adesso, per darvi uno sguardo su com'è adesso la biblioteca, è comunque una biblioteca di taglio storico-scientifico, è stata dichiarata dalla sovrintendenza di interesse storico, appunto, con nuclei di libri rari e di pregio, e il fondo moderno è di circa 50.000 volumi che si concentrano tra la fine dell'Ottocento e la prima metà del Novecento di argomento scientifico, tecnico e sullo sviluppo dell'industria in Italia tra appunto la fine dell'Ottocento e primi del Novecento, la prima metà del Novecento. E poi abbiamo anche un nucleo di testi antichi, circa 1700 volumi, anche quelli di argomento tecnico, i principali teatri di macchine del Cinquecento. E poi, siccome il museo è intitolato Leonardo da Vinci, abbiamo tutta una serie di un fondo dedicato a Leonardo, anche i manoscritti, tutti i facsimili dei manoscritti di Leonardo, che servono, diciamo, essenzialmente per il nostro curatore che si occupa della parte di Leonardo, ma anche degli studiosi che in questo caso possono venire a consultare questi preziosi volumi. Diciamo che il mio lavoro consiste essenzialmente appunto nel lavoro di qualsiasi altro bibliotecario, quindi acquisto i libri, l'inventario, li catalogo, preciso che sono da sola a lavorare nella biblioteca del museo, e poi accanto al lavoro del bibliotecario normale, diciamo, ci sono dei vincoli un po' più stretti, nel senso che la biblioteca del museo riceve il suo appuntamento perché la sala di lettura è piuttosto piccola e non è possibile accettare troppa gente. Poi adesso va bene, con il Covid siamo tutti più o meno in quella stessa situazione. Però c'è questo vincolo che apre il suo appuntamento, non può effettuare il prestito proprio perché appunto i volumi sono storici, in alcuni casi abbiamo opere uniche sul territorio nazionale e quindi non possiamo fare il prestito, però c'è apertura assolutamente, si possono fare le scansioni, eccetera. Accanto al lavoro che possiamo fare per gli utenti esterni, poi c'è tutto il lavoro interno di collaborazione con lo staff, di ricerca, quando si fanno le nuove esposizioni, siamo coinvolti, io e anche la collega dell'archivio, coinvolti in primo piano per fare ricerche magari sugli oggetti, sulla storia, su come intervenire per i restauri. Diciamo però che spesso l'utente del museo non conosce la biblioteca e non coincide con l'utente della biblioteca. L'utente della biblioteca può essere uno storico, può essere uno studioso, può essere uno studente delle vicine università che deve fare una ricerca di tipo storico, mentre l'utente del museo sono essenzialmente le scuole, sono essenzialmente le famiglie. E il museo si sta facendo delle idee su come entrare più massivamente nell'offerta culturale con la biblioteca, ad esempio magari formando dei laboratori che abbiano come tema il libro, come tema lo studio di come si può consultare un OPAC, e quindi in collaborazione con i colleghi che si occupano di didattica, l'idea sarebbe quella di fornire anche dei laboratori che abbiano come tema il libro, la lettura.
Perché io quando facciamo le serate, diciamo, di apertura gratuita alla sera per gli utenti, metto sempre a disposizione 5-6 volumi antichi che le persone possono vedere, toccare con mano, con i guanti, eccetera, e tutti sono sempre molto affascinati da questo tipo di cose che in realtà si vedono molto poco e non tutti possono, sanno appunto che c'è una biblioteca. Inoltre quest'anno abbiamo cercato anche di aprirci di più verso l'utenza entrando in SBN, quindi abbiamo questo progetto aperto e basta, direi che al momento non mi viene in mente altro, se non che è un lavoro comunque molto stimolante e siamo comunque, come dicevo, strettamente legati al museo. Lascio la parola alla mia collega di Firenze, Alessandra Lenzi. Sì, allora buonasera a tutti. Niente, allora la nostra biblioteca, non so, forse ecco, può rappresentare un caso, diciamo, forse un po' particolare, forse un po' diverso da altre, diciamo, realtà di biblioteche museali in Italia. Innanzitutto c'è da dire che quello che oggi si chiama Museo Galileo nasce alla fine degli anni 20 del Novecento come un istituto di storia della scienza. E rileggendo lo statuto si vede, diciamo, l'importanza della biblioteca fin dalla sua fondazione. Infatti, leggo articolo 1 dello statuto pubblicato nel bollettino ufficiale del maggio 1927. L'Istituto di Storia delle Scienze ha lo scopo di promuovere tutti gli studi e le ricerche che alla storia delle scienze si riferiscono. Articolo 2. L'Istituto, per il raggiungimento dei suoi fini, 1. Forma una biblioteca di storia delle scienze biologiche, fisiche e matematiche. 2. Raccoglie un'iconografia degli scienziati. 3. Raccoglie materiale scientifico di valore storico, eccetera, eccetera. Quindi ecco, è interessante vedere come il primo punto programmatico del neonato Istituto di Storia della Scienza è il primo e principale strumento che l'Istituto di Ricerca si propone per realizzare i propri obiettivi, sia appunto la costruzione di una biblioteca. E ovviamente da allora sono successe molte cose, però ecco, quello che è certo è che anche che dopo l'originario Istituto di Storia della Scienza si arricchì delle collezioni museali e diventò quindi di nome e di fatto un istituto e museo di storia della scienza, che poi dal 2010 ha assunto il nome di Museo Galileo, ecco, quello che è certo è che siamo sempre rimasti e siamo tuttora un istituto di ricerca, oltre che naturalmente un museo, e quello che è certo è che la biblioteca, diciamo, è sempre stata ed è tuttora nel cuore dei direttori della nostra istituzione, che l'hanno supportata con qualsiasi mezzo e hanno fatto sì che a tutt'oggi la biblioteca, come dire, raggiunga un patrimonio di circa 170.000 opere, poi i volumi fisici sono naturalmente molto di più, abbiamo circa 200 metri lineari di fondi e di materiale d'archivio, qualcosa come 30.000 fotografie, sia d'epoca che moderne. E quindi diciamo poi stampe, disegni, mappe, portolani, eccetera, eccetera. Quindi diciamo la nostra biblioteca ha potuto diciamo raccogliere nel corso ormai di quasi un secolo un patrimonio molto importante, fra cui fra l'altro oltre 5.000 libri antichi. E diciamo quello che poi non è affatto scontato è che insomma riusciamo anche a tenere un buon ritmo di acquisizioni che ci consente di stare al passo con la produzione editoriale di interesse storico-scientifico, sia italiana che straniera. Ecco, per esempio, negli ultimi 10 anni abbiamo acquisito, fra non solo acquisti ma anche cambi, omaggi, circa 8.000 nuovi testi. Di questi il 43% è scritto in inglese, il 28% in italiano, il restante nelle altre lingue europee. Quindi, diciamo, cerchiamo di avere un occhio di riguardo anche per la storiografia della scienza straniera, in particolare del mondo anglosassone.
E a fine poi anni 90 abbiamo, diciamo, direi pionieristicamente, avviato una campagna di digitalizzazione che ci consente adesso di mettere a disposizione degli utenti tramite l'OPAC della biblioteca, quindi liberamente accessibili online, circa 50.000 documenti, quindi testi a stampa, manoscritti e anche immagini, quindi fotografie, che sono appunto disponibili online in versione digitale. Si cerca nell'OPAC l'opera, si clicca su proprio la scritta versione digitale e si accede al testo completo. La biblioteca, diciamo, non è solo una biblioteca, ma ha in qualche modo l'ambizione, diciamo, di essere un centro di documentazione e storia della scienza. Infatti noi curiamo la redazione, prima di tutto, della bibliografia internazionale galileiana e di varie altre bibliografie minori, e partecipiamo molto attivamente ai progetti di ricerca che sono portati avanti dal nostro istituto, con la redazione di liste di autorità, con la catalogazione e la descrizione di materiale archivistico che non posseduto, ma conservato presso istituti o a volte anche presso privati che sono partner in progetti condivisi. Quindi, diciamo, ad esempio, adesso abbiamo un rapporto molto stretto con la Domus Galileiana di Pisa che conserva l'archivio di Favaro, che è stato il curatore dell'edizione galileiana, e diciamo una nostra cooperativa ha catalogato i materiali, altri materiali ci sono stati consegnati in deposito e poi li riconsegneremo dopo l'ordinamento e la catalogazione. Abbiamo anche, ad esempio, catalogato di recente, ordinato l'archivio Caverni, che è tuttora custodito presso la famiglia. Quindi diciamo l'attività della biblioteca si estende oltre quelli che sono i compiti in qualche modo tradizionali. Abbiamo poi anche un servizio al pubblico, siamo aperti 8 ore al giorno, dal lunedì al venerdì e anche il sabato, ma solo la mattina. Effettuiamo il servizio di prestito, di riproduzione, inviamo molti PDF, soprattutto durante, anche a seguito della pandemia, eccetera. Quindi diciamo la biblioteca è appunto non è assolutamente ancella del museo, è un centro di documentazione autonomo ed è al servizio naturalmente dei curatori del museo che insomma fanno ampio uso dei nostri volumi e soprattutto degli studiosi e dei collaboratori che a vario titolo partecipano ai progetti di ricerca che vengono portati avanti e comunque al servizio degli studiosi che si occupano delle nostre discipline e che sono molto spesso anche utenti remoti, nel senso sono studiosi che magari passano un po' di tempo a Firenze, vengono a studiare nella nostra biblioteca e poi continuano a seguirci dal remoto facendo ricerche nel nostro OPAC, consultando online i documenti che sono disponibili in digitale o altrimenti magari chiedendoci il PDF di articoli o brevi saggi. Quindi la biblioteca è chiaramente una biblioteca, diciamo, fortemente improntata alla ricerca, fortemente specialistica, quindi direi irrimediabilmente lontana dai visitatori del museo, per i quali è oggettivamente più utile, come dire, fare un giro nel bookshop del museo che ha libri, diciamo, di natura giustamente più divulgativa, ecco, piuttosto che in biblioteca. I turisti e i visitatori del museo sono comunque ben accetti in biblioteca e capita molto spesso che dopo aver visitato i 2 piani del museo, qualcuno di loro salga al terzo piano in biblioteca e noi volentieri gli mostriamo la nostra sala di lettura e i nostri testi. Tra l'altro, ora avevo preparato anche una fotografia, ma è troppo complicato in questo collegamento online, condividere, uscire, eccetera. Però la sala di lettura è molto bella, molto panoramica, occupa il terzo piano del museo, praticamente un'altana che ha un lato completamente, diciamo, finestrato da sull'Arno e quindi vediamo Ponte Vecchio, vediamo San Miniato, eccetera, eccetera. Quindi, insomma, diciamo, si sprecano anche i selfie, no? Di studenti, studiosi o turisti che vengono e si fanno la foto con alle spalle il panorama. E per il resto, niente, diciamo, è interessante, ecco, partecipare a questo incontro perché spero che in qualche modo venga fuori anche qualche idea, qualche suggerimento, perché tutto sommato non vedrei male, pur mantenendo appunto la biblioteca questa impronta specialistica, che potesse anche aprirsi un pochino alla città, essere un pochino più conosciuta. Non è facile, secondo me. Qualche idea è appunto, non so, la biblioteca potrebbe organizzare delle piccole mostre bibliografiche, però naturalmente ci vogliono gli spazi, spazi fissi, stabili per poter fare un'iniziativa del genere.
oppure possiamo, e abbiamo in passato anche organizzato qualche presentazione di libri, che naturalmente però sono sempre libri molto specialistici, quindi non destinati al grande pubblico, che è più facile si ritrovi nella libreria, diciamo, nella libreria del centro cittadino, piuttosto che pensare alla biblioteca del Museo Galileo come un posto, diciamo, dove avere questo tipo di informazioni. Prima della pandemia, diciamo, 2 o 3 volte l'anno, a volte anche di più, capitava di fare delle presentazioni della biblioteca, sempre, diciamo, su richiesta da parte di studiosi, spesso studiosi stranieri che afferiscono alle varie università straniere presenti a Firenze, oppure ci venivano richieste da professori delle università toscane che portavano con sé gli studenti dei corsi di laurea magistrale. E in questo caso noi appunto siamo sempre stati disponibili a, diciamo, fare un breve giro della biblioteca e poi portare appunto questo gruppo, sempre piccoli gruppi per motivo di spazio, nella nostra biblioteca antica, dove facciamo una sorta di presentazione, una sorta di storia delle collezioni, facendo vedere però ogni step. Le nostre collezioni hanno un'origine molto, diciamo, antica, sono le collezioni della biblioteca, diciamo, derivano dal collezionismo medicio e lorenese, quindi abbiamo libri raccolti a suo tempo dal 500 in poi dai Medici, poi da Lorena, e quindi per ogni fase della storia delle collezioni, sia bibliografiche che museali, facciamo di solito vedere dei libri, dei pezzi, diciamo, di pregio, rario, di particolare interesse. Naturalmente questo però è, appunto, può essere riservato solo per piccoli gruppi, certo non è che i libri antichi si possono, diciamo, maneggiare o mostrare con troppa frequenza, magari a delle scolaresche molto numerose e forse tutto sommato nemmeno troppo interessate, quindi insomma non è, come dire, non è facile. Durante la pandemia, anche un po' così per sopravvivere, no, a quel vuoto che c'era anche così intorno a noi, abbiamo inventato le cosiddette curiosità della biblioteca, che sono delle mail, diciamo, dedicate a aspetti così particolari, singolari, curiosi delle nostre collezioni. Anche in questo caso naturalmente sono riservate appunto alla mailing list della biblioteca, che comunque, insomma, conta 1700 indirizzi ad oggi, non sono destinate al vasto pubblico, ma, diciamo, un escamotage che abbiamo trovato per diffonderle un pochino è stato in qualche modo convertire queste mail di taglio più specialistico e spezzettarle a volte per renderle fruibili sui social, in particolare su Facebook e su Twitter, e quindi, diciamo, sono state in qualche modo, hanno avuto maggior diffusione. Per il resto, non so, ora può darsi che sia così una mia consolazione, però ecco, diciamo, mi piace pensare che la biblioteca in qualche modo sia presente anche al di fuori, no, delle proprie mura. In che modo? Nelle attività, per esempio, didattiche che vengono organizzate dalla nostra sezione, laboratori e visite per le famiglie, per le scuole, perché appunto gli operatori della didattica sono, diciamo, assidui fruitori dei libri della biblioteca, e poi soprattutto con le mostre che il nostro istituto organizza e ha organizzato in passato, alcune delle quali hanno fatto, insomma, fra virgolette, il giro del mondo, cioè sono state poi portate da Firenze in altre città europee e statunitensi, e quindi in qualche modo, come dire, è chiaro che gli ideatori delle mostre e i collaboratori hanno un compito molto facilitato, avendo a disposizione a portata di mano il patrimonio librario della biblioteca, e in qualche modo, diciamo così, la biblioteca si irradia anche in questo tipo di attività, e quindi, come dire, va oltre, ecco, il pubblico ristretto degli specialisti che la frequentano. Bene, diciamo è tutto. Grazie mille, credo che davvero sia stata data una panoramica interessantissima delle attività del museo. Passiamo ora la parola a Silvia Mosso. Buonasera a tutti, grazie mille. Prima di tutto vorrei appunto ringraziare l'AIB Lombardia e la dottoressa Mazzucchi per l'invito che mi è stato rivolto e per l'opportunità appunto di poter avere un confronto con altri bibliotecari museali. Infatti anch'io negli anni mi ero imbattuta in un gruppo di bibliotecari museali che però era di ambito anglosassone, quindi un gruppo di bibliotecari museali ma in Inghilterra. Mi ero informata per poter aderire, proprio hanno un blog molto attivo, fanno
tutta una serie di attività, ma era limitato appunto l'adesione a coloro che risiedevano appunto in Inghilterra. E quindi anch'io avevo notato un po' questa mancanza di un gruppo di biblioteche simili a quella di cui io sono responsabile qui in Italia. La biblioteca del Museo Egizio, la biblioteca Silvio Curto del Museo Egizio, a differenza delle due biblioteche che sono state presentate prima, non nasce di fatto come una biblioteca di ricerca, come una biblioteca che serve a studiare la collezione. Difatti, più che di biblioteca, si può parlare all'inizio, nel 1824, di una piccola raccolta di braria, composta da pochi pezzi, pezzi di pregio, sono ad esempio delle pubblicazioni fatte in seguito alle grandi spedizioni europee in Egitto, quindi quella a seguito della campagna di Napoleone, quindi la descrizione dell'Egitto, oppure quella del Granducato di Toscana con Rosellini, ma niente di più. E questo tipo di acquisizioni sporadiche e limitate dura fino al 1950 per il museo. Quindi dal 1824, nascita del museo, al 1950, di fatto i libri della biblioteca sono pochissimi, tanto che nel 1946, col rientro della collezione che era stata sfollata in seguito appunto ai bombardamenti della Seconda Guerra Mondiale al Castello di Alliè, i libri della biblioteca contano poco più che 900 pezzi, quindi comunque una raccolta limitata. È proprio nel 1950 quando si decide di rivedere tutta la collezione, riesporta anche secondo i dettami appunto della museologia del periodo, che ci si rende conto che appunto la biblioteca non supporta una ricerca dei pezzi che ci sono in museo. E quindi i direttori che poi si susseguiranno appunto intraprendono proprio una campagna per andare a reperire tutta la bibliografia egittologica principale per poter avere una base per studiare i reperti. Ed è fortunatamente dal 1950 con alterne vicende, ma diciamo fino ad oggi, che invece appunto la biblioteca diventa un vero e proprio centro di ricerca. E si implementa la biblioteca proprio tenendo ben presente la volontà di supportare la ricerca non solo all'interno del museo, ma anche per tutti quei ricercatori che a vario titolo collaborano col museo stesso. Quindi, in parte, la nostra biblioteca è assolutamente una biblioteca di ricerca. Anche le acquisizioni seguono proprio i filoni di ricerca che man mano si susseguono, che man mano vengono aperti, magari anche in seguito alla ideazione di una mostra o la stesura di articoli da parte dei curatori del museo, oppure qualora si voglia approfondire la conoscenza di lotti specifici di reperti. Però la nostra biblioteca è anche una biblioteca accademica di fatto, nel senso che a Torino non esiste all'università una biblioteca di egittologia. La biblioteca di egittologia di riferimento per Torino e per tutti gli studenti universitari è appunto la biblioteca del Museo Egizio. Quasi ci sia un tacito accordo tra il museo e l'università, anche per non creare poi dei doppioni poco utili. Altre caratteristiche della nostra biblioteca è sicuramente essere una biblioteca piccola. Abbiamo circa 16.000 volumi e una quarantina di periodici correnti ancora di cui abbiamo le sottoscrizioni attive, una sala lettura piccola. Avevamo prima del Covid circa 16 postazioni, ora con il Covid sono scese a 8, quindi molto piccola. Poi una biblioteca, come diceva appunto la dottoressa Mazzucchi, con un solo bibliotecario. Io sono l'unica che lavora all'interno della biblioteca. Poi è una biblioteca altamente specialistica, altamente specializzata.
Infatti i testi sono relativi all'egittologia, alla papirologia e adesso negli ultimi anni si è un po' sviluppata un'altra parte, quella della museologia, è andata incrementandosi in maniera importante, e anche la parte del patrimonio culturale, quindi partendo dalla distruzione del patrimonio culturale, ma anche invece proprio la costruzione del patrimonio culturale. E adesso una parte che ha molta attenzione è quella della public archaeology, quindi diciamo anche argomenti che un po' travalicano la mera egittologia. Un'altra caratteristica della nostra biblioteca è non dare in prestito, come più o meno mi sembra aver capito tutte, non dare in prestito i testi, e quindi per questo si discosta invece molto dalle biblioteche accademiche. Ma questo perché invece in quel caso lì è preponderante la parte della biblioteca di ricerca al servizio del museo, e quindi tutto il materiale deve essere a disposizione degli interni principalmente. Ulteriore caratteristica, appunto, quella di essere una biblioteca poco conosciuta, ma appunto adesso, dopo questo incontro, mi sembra che sia una caratteristica comune proprio alle biblioteche museali. Una delle domande tipiche che mi sento rivolgere quando mi chiedono dove lavori, dico al Museo Egizio in biblioteca, tutti mi dicono: ah, ma perché al Museo Egizio esiste una biblioteca, quindi non lo conosce, non la conoscono. La conoscono in pochi, oppure appunto proprio solo gli addetti ai lavori, quindi ricercatori e studenti. Però sono anche d'accordo con la dottoressa Lenzi che è proprio la specificità della raccolta libraria dei testi che la limita un po' nell'apertura verso l'esterno, verso il pubblico altro, verso un pubblico molto esteso. Noi abbiamo i testi appunto in italiano, sono pochissimi, abbiamo quasi tutto in inglese, francese e tedesco, perché appunto l'egittologia come disciplina è molto sviluppata, è stata sempre molto sviluppata in Germania, continua tuttora, ma l'è stata anche in passato, e quindi le lingue sono inglese, francese e tedesco principalmente, l'italiano è proprio marginale e di nicchia. E quindi, benché già dall'avvento della fondazione, che appunto è subentrata allo Stato nella gestione del Museo Egizio all'inizio del 2000, quindi appunto la fondazione ha sempre voluto tenere la biblioteca aperta a tutti, quindi non c'è nessun tipo, non c'è appuntamento, adesso sì con il Covid sì, ma prima non c'era nessun tipo di appuntamento, chiunque poteva entrare. Però, comunque, nonostante questa apertura, il limite è proprio la raccolta libraria. Come diceva appunto la dottoressa Lenzi, anche da noi in museo spesso il pubblico poi sale su, viene all'interno del museo, fa un giro e dopo 2 minuti però purtroppo appunto esce, perché il materiale è troppo specifico e ci vuole una competenza e delle conoscenze che necessariamente il pubblico del museo non ha, o comunque solo in minima parte. E quindi quello che noi abbiamo cercato di fare, cioè di aprirci, di uscire un po' dall'anonimato, ma comunque non ha permesso di allargare questo al vasto pubblico, ecco, proprio per, secondo me, questa criticità, no, proprio la caratteristica della collezione, molto specialistica. Noi in che modo abbiamo cercato di aprirci? Ad esempio, abbiamo integrato il nostro catalogo a uno dei poli SBN della nostra città, e nello specifico al polo dell'Università di Torino, proprio perché, come dicevo, i nostri utenti finali sono principalmente gli studenti universitari, e quindi abbiamo anche voluto fornire in prima battuta a loro uno strumento di ricerca più agevole. Andando a cercare sul catalogo delle biblioteche universitarie, compariva comunque anche il nostro patrimonio librario. Poi, certo, per esteso, entrando in un polo SBN, c'è poi una visibilità anche a livello nazionale,
abbiamo avuto un riscontro discreto, devo dire, nel senso che non si è avuta un'utenza un pochino più diversificata, quindi molte biblioteche anche fuori Torino ci chiedono magari degli articoli in PDF, parti di libri in PDF, e per quanto riguarda l'università abbiamo avuto utenti che non erano poi solo strettamente di egittologia, ma magari sempre ar di archeologia, ma di storia romana, storia greca, che di fatto in parte si intersecano con la storia. Con la storia dell'Egitto. E quindi in parte siamo riusciti nel nostro intento. In più il catalogo, il polo dell'università dal 2016 è diventato il polo bibliografico della ricerca, questa è la denominazione, e quindi ha poi coinvolto anche una serie di istituti culturali proprio di Torino. E quindi ci era sembrato giusto entrare e far parte di questo. Un'altra attività sono state tutta una serie di cicli di lezioni proprio sull'utilizzo della biblioteca, partendo dal proprio utilizzare l'OPAC, utilizzare le principali banche dati, oppure le bibliografie, i dizionari e le enciclopedie principali, proprio partendo da una ricerca base, per poi arrivare invece anche ai principali strumenti di ricerca in biblioteca e online per lo studio e la trascrizione delle iscrizioni. In questo caso noi abbiamo potuto contare anche su una collaborazione molto fattiva da parte dell'Ufficio Comunicazione del Museo che ha dato molta visibilità a questa iniziativa, tanto che appunto l'iniziativa è stata pubblicizzata sulla stampa, quindi sul giornale cittadino, ma abbiamo avuto quindi un buon riscontro, ma poi con il proseguo di queste lezioni, erano mi sembra 4 o 5, comunque poi di fatto sono stati seguiti sempre da meno persone e sempre poi più da quelli che avevano già delle competenze, proprio perché era molto complicato per loro, pensavano forse di avere diciamo una biblioteca un pochino più semplice, potremmo dire. Un'altra attività che la biblioteca sta portando avanti già da subito dall'avvento della fondazione è, diciamo, l'integrazione di un software di catalogazione dei reperti museali con una sorta di schede bibliografiche, nel senso che ogni nuovo libro che arriva viene visionato, si vede se ci sono dei riferimenti, anche solo mere citazioni, ai reperti del nostro museo e qualora ci siano viene fatta la scheda di bibliografia collegata al reperto. Questo è uno strumento molto utile a livello interno perché ad esempio i curatori hanno così immediatamente tutta una bibliografia utile nel caso debbano fare ad esempio una scheda di catalogo, di un reperto oppure si accingono appunto a studiare quel reperto lì. È utile ad esempio anche a livello mio di biblioteca, qualora uno studente debba studiare un reperto, io posso andare a dirgli quali libri, da quali libri partire, poi da lì ampliare la ricerca sicuramente. Ma è utile anche al grande pubblico perché almeno una parte dei reperti del software appunto è pubblicato online. E quindi chiunque, anche che ha solo un interesse, una curiosità, può andare sul sito, guardare il reperto, avere una breve descrizione, ma anche tutta una serie di libri che parlano di quel reperto lì, lo spiegano. Si può arrivare, appunto, dicevo, una citazione, ma si può anche arrivare a un articolo specifico che ne descrive bene tutte le caratteristiche. Quindi questa è un'integrazione appunto della biblioteca all'interno della vera e propria attività, della vera e propria attività del museo. Un'ultima cosa, poi chiudo, volevo dire che appunto tutte le caratteristiche delle nostre biblioteche, forse pur con una eterogeneità, però il fatto di essere biblioteche magari un po' piccole, un po' settarie, con un'utenza estremamente diciamo un'utenza specifica ed essere anche biblioteche con
poco staff, diciamo, o comunque le one person library o una sorta di one person library, potrebbero però essere girate da criticità anche a punti di forza, proprio perché, ad esempio, nel mio caso io ho proprio un rapporto personale con i singoli utenti. Ad esempio, poi è anche vero che a livello di presenze abbiamo per i cicli universitari 5, 6, massimo 7 laureandi, non di più, e quindi è anche molto facile interfacciarsi direttamente. Ma facendo così, appunto, uno, secondo me, si riesce anche a capire meglio i bisogni, ad intercettarli e magari a creare dei servizi un po' tagliati su misura, sull'utenza, ecco. Vedo ad esempio il museo dove il pubblico è vastissimo, molto eterogeneo. Nel momento in cui si vuole creare un servizio o andare a avere un feedback su servizi già fatti, bisogna poi attivare tutta una serie di energie, magari dove appoggiarsi anche a terzi per poter appunto verificare la risposta dell'utenza, mentre invece in un caso come il nostro, quindi un bibliotecario e 5, 6, 7 utenti, studenti, così, è forse più facile creare dei servizi ad hoc e avere un riscontro immediato e modificare nel caso in cui non vadano bene. Basta, io avrei finito. Grazie Silvia, e passiamo infine la parola a Enrico Rossi. Vi interrompo un attimo, sono arrivate due domande all'interno della chat. Dopo aver sentito Enrico Rossi, magari rispondiamo alle domande. Grazie. Bene, un saluto a tutti e un grazie al CER dell'AI di Lombardia, a Cristina e Roberta che hanno tessuto i fili di questo incontro nel tempo, e anche a Paola Mazzucchi che è stato proprio il motore, invece, l'idea di base, se ho capito bene. Mi rendo conto che la nostra biblioteca a questo punto è un altro caso ancora, ovvero un museo di scienze, di naturali, come ce n'è in moltissime città di provincia o capoluoghi di italiani. Un museo nato tra la fine 800 e i primi del 900, che è nato fin dall'origine per esigenze, come era allora tipico in questo tipo di musei, parlo di scienze naturali delle varie città d'Italia, di ricerca e di conservazione delle varie collezioni. Una costola della biblioteca e archivio storico dell'epoca di Trento, un museo nato sia però come ente di ricerca che e di conservazione delle collezioni e di incremento, ma anche fin da subito, e questo forse è una peculiarità del nostro caso, anche come luogo di incontro per gli appassionati, gli studiosi delle varie materie. All'epoca ce n'era tanti. E parliamo appunto del il grosso del museo arriva dopo la prima guerra mondiale, si struttura in quel periodo. Allora ci immaginiamo il passaggio di Trento, della provincia del Trentino, dall'Austria all'epoca fascista. Cioè c'è stato anche un aiuto, c'è stato una spinta anche governativa, non è che si piovevano soldi, però insomma è stato favorito molto questo passaggio, questa cosa. Il museo si è sviluppato sempre in questo senso, sia con questa doppia anima di museo tipico di conservazione e di ricerca, ma anche luogo di ritrovo di appassionati, studiosi delle varie materie di scienze naturali. Questo fatto si ritrova anche, si ripete nel posseduto della biblioteca, una biblioteca di 100.000 ormai quasi unità documentali, molti libri, un'immensità di estratti, di opuscoli, no? Di estratti di articoli dalle riviste, di carte geografiche, geologiche, topografiche. C'è una sezione di antico, ma sono 300-400 volumi, pochissime 500, 600, ma perché il cuore del museo è la documentazione delle scienze naturali dell'arco alpino e soprattutto del Trentino. Nel tempo, in base agli studiosi che ci hanno lavorato, si sono ampliati un po' gli ambiti di interesse, c'è stato un grossissimo, la preistoria del Trentino è partita dal museo,
questa è una cosa. Noi abbiamo ancora adesso scambi con enti tedeschi, francesi, che ci mandano riviste che in scambio con la nostra pistola alpina, che adesso c'è addirittura solo online, fa quasi ridere, insomma, che ce li mandano squilibrati. Ma perché all'epoca c'è stato una grossa spinta in questo senso. Uguale si può dire per la geografia, sempre legata al territorio, alla cartografia. Praticamente nel tempo, io sono da quasi 30 anni in questo museo, ho notato che il posseduto della biblioteca nei decenni riflette soprattutto la direzione dei vari musei o comunque le ricerche principalmente svolte in quel periodo. Quando sono arrivato lì, nel corso del Novecento, i musei, piccola premessa, sono passati lentamente, i musei di questo tipo, come il nostro, di storia naturale, civici di solito, sono passati lentamente, come dicono in museologia, dall'esposizione di oggetti all'esposizione di concetti. E lì è nato un altro modo di fare museo. Io sono arrivato in museo nel 93, nel 92 è cominciata l'attuale direzione, che poi ha portato al museo. Che il museo è la prosecuzione di questa storia. Quando è stato inaugurato il museo, anche nel 13, anche a Trento, tutti pensavano che fosse un'altra cosa, non che fosse lo stesso museo che si era trasferito, fatto una nuova sede, un nuovo impianto, tutto quanto, ma invece era sempre la stessa istituzione che si muoveva. La nuova direzione ha spinto moltissimo in questa direzione, pensando fin già dalla fine degli anni 90 al Muse, quello che poi sarebbe diventato il Muse. All'epoca si parlava di centro della scienza, era una cosa. Però quello che voglio dire è c'è stata una fortissima spinta alla fruizione del museo in maniera differente rispetto a quello che era tradizionale, collezioni, spiegazioni, cosa. Per cui un mare di didattica, un sacco di laboratori particolari che spiegassero le scienze in un certo modo, moltissime conferenze di divulgazione scientifica. È proprio entrata quella che adesso noi chiamiamo divulgazione scientifica. La biblioteca ha seguito questo percorso in pieno, finché siamo arrivati a fare sempre con il museo, perché questo è molto importante. Non avremmo potuto fare niente noi da soli, eravamo in due. Adesso siamo rimasti, poi siamo arrivati a due e mezzo, siamo in uno e mezzo, ma il mezzo uno, insomma, un bibliotecario è rimasto. Col museo dietro, invece, si sono potute fare molte iniziative, presentazioni vive, che sono presto diventate delle cose apprezzate, che erano gli incroci di pagine, anche con altre biblioteche della città. Facevamo un incontro tra un artista e uno scienziato in base a un tema che era un libro di divulgazione scientifica e ci si confrontava su questo. Erano incontri molto apprezzati perché sembra un'eresia, ma tra una persona di scienza e una di arte, se si riesce a farli dialogare, è una cosa molto creativa, tra virgolette, dal punto di vista del pensiero. Questo è stato tutto molto apprezzato. Poi siamo arrivati al Muse, è andata avanti ancora un po' questa cosa, poi è cambiata un po' la politica, la direzione, insomma, adesso vedremo una fase di cambiamento al Muse, non so da dove si andrà a finire. Allora la biblioteca di nuovo è un po' ritornata, tipo una vecchia biblioteca. Come eravamo all'inizio quando sono arrivati lì, cioè tanti non sanno che c'è, come dicevano anche i colleghi prima, e si stupiscono che innanzitutto che il museo sia lo stesso di prima, ma anche che ci sia una biblioteca in questo posto perché è dall'altra parte, il museo, le sale sono da una parte, noi siamo dall'altra con gli uffici, non si capisce, ci sono i cartelli e tutto, ma non si intuisce. Soprattutto però è anche una questione forte, forte secondo me, di spazi. Noi abbiamo una biblioteca molto piccola, dove adesso c'è il bookshop, dove deve essere una sala grande, è stato tolto fin dall'inizio, ma anche gli spazi che avremmo avuto sopra sono stati, il museo è nato un po' piccolo oppure è arrivata tanta gente, insomma, abbiamo problemi di spazi. Morale, la biblioteca è piccola, la sala di lettura coincide con le nostre postazioni di lavoro e siamo tutti ammassati, i periodici sono da un'altra parte, questo è un problema. E è una cosa, secondo me, quella degli spazi, molto rilevante che volevo far presente per la maggior conoscenza da parte dell'utenza della biblioteca del museo. Quando sono arrivato in museo nel 93, il museo era in un bellissimo palazzo del Cinquecento e la biblioteca era sul secondo piano, nessuno sapeva che c'era. A un certo punto la nuova direzione, ma presto ancora, già nel 97, ci ha fatti trasferire a 30 metri, due portoni di distanza, sempre in pieno centro, in Trento,
A piano terra c'era un grande negozio, è stato fatto diventare una biblioteca fatta molto bene, una sala grande, depositi di grande sufficienza, molto bello, con una sua sede indipendente. Nessuno ci credeva che era la biblioteca del museo, tutti pensavano fosse una sala di lettura autonoma e tutti venivano a studiare, a cercare, a fare. Noi abbiamo sempre un'utenza, non mi sono dimenticato di dirlo, la nostra biblioteca è molto specialistica. Però appunto da forse già la seconda metà degli anni Ottanta ha sempre curato anche molto la divulgazione scientifica. La nostra biblioteca aderisce al catalogo bibliografico trentino, siamo inseriti in quel sistema e il nostro compito è sempre stato ed è tuttora quello di curare questo aspetto, per cui si parla appunto dalla seconda metà del... La biblioteca è in catalogo dall'88, per cui insomma da allora sempre si è fatto anche questo, per cui comunque c'è un'utenza di questo tipo. Parallelamente, essendo finiti in strada e avendo un'utenza più da pubblica lettura, mi verrebbe da dire, seppur riferita alla divulgazione scientifica, sono spariti invece i geologi, i micologi, gli astrofili, il pubblico specializzato già di suo, perché insomma, cosa vengo a fare qua a questo punto? È curioso questo, però secondo me ha a che vedere anche con la fisicità della biblioteca stessa. Come dicevo, adesso siamo tornati da capo. Queste due, anche noi è stato detto prima che è servito entrare in SBN. Noi abbiamo notato questa cosa col catalogo bibliografico Trentino. Man mano che noi cataloghiamo, perché avevamo molto pregresso da recuperare, pian piano, adesso mancano solo 15.000 unità, grosso modo, l'abbiamo fatto, soprattutto magari inserendo periodici, il museo ha più di 1.500 periodici, poche centinaia sono ancora correnti, cose che non ha nessuno in Trentino, parlo. L'utenza arriva. Ci sono libri di divulgazione fatti bene che all'inizio non aveva quasi nessuno. L'utenza arriva. Quello conta un sacco, è vero. Però quello che volevo dire è che conta anche molto, dalla nostra esperienza, è contato moltissimo sia la fisicità della sede, sia quanto noi abbiamo sempre potuto, felicemente, lavorare col museo. Chiaro che poi quelle attività che ho detto, eccetera, erano, come dire, condotte da noi, fatte da noi, curate, c'erano delle letture, delle scelte, insomma, di brani, erano tutte cose molto, la parte, potrei dire, culturale in senso stretto, era fatta da noi, ma c'era un supporto organizzativo e di curatela degli eventi e di capacità e di promozione, perché poi c'era una cena che chi voleva si fermava, si pagava la cena, si poteva cenare con l'artista, lo scienziato di turno, eccetera. Era stato fatto tutto dal museo e già faceva altre cose di questo tipo. È un museo un po' particolare, una storia un po' particolare, però questo per noi ha voluto dire moltissimo. Non so se siano cose replicabili o meno. Nello specifico, ma invece la collaborazione che è uscita anche dagli interventi dei colleghi prima è molto importante perché l'ultima cosa che volevo dire è che io, siccome ci sono state anche discussioni, immaginerete in un museo che ha fatto così tante cose, ma perché voi non fate questo? Io ho sempre detto, ma attenzione, la biblioteca a modo suo, ricordando Ranganathan, è un organismo dentro un altro organismo, perché anche un museo è un organismo. Gli addetti alle scienze naturali capiscono questi discorsi, no? E allora ha anche una sua autonomia, altrimenti non può più fare il suo. Non è che possiamo fare gli eventi del museo e poi chi fa il resto? Chi cataloga? Chi cerca cosa, come comprare patrimonio, cosa, perché sta di scambio, tutto quanto. Ma non è che si fa per tigno, perché la biblioteca è una forza, e questo è stato capito nel tempo, lo è da sempre una forza, non è da dire ai colleghi, insomma, propulsiva di, non è solo un luogo di ricerca o di studio, è dove si sedimenta la storia. Noi abbiamo fondi, archivi del museo, abbiamo richieste da tantissime parti del mondo. C'è da noi, per esempio, c'è la biblioteca dell'Abate Bresadola, tutti i suoi, il micologo famoso, tutti i suoi acquerelli, le cose del treno, dei canestrini, cioè. C'è un patrimonio che è una propulsione per l'attività del museo e questo va tenuto presente da una parte e anche dall'altra. Collaborare può essere difficile, comunque bisogna capirsi bene, però io penso che sia la locazione fisica, sia la collaborazione con i rispettivi istituti di appartenenza possono dare una mano nel nostro agire. Ovvio che il tema ci sono le risorse.
In uno e mezzo circa, posso fare molto meno che in due e mezzo, è ovvio. E un'ultima cosa, piacerebbe anche a me proseguire questi confronti, al di là del nostro dibattito così, ma io penso che abbiamo tra un museo Gizzo, un museo di scienze, cioè siamo in musei molto differenti, però delle cose ci accomunano senz'altro. E forse ragionarci su pian piano insieme potrebbe portarci avanti ulteriormente. Il mondo cambia. Trovare dei temi di sviluppo, adesso arriva il treno della sostenibilità, è ovvio, lo vediamo tutti quanti, no? Ha cambiato l'idea dell'Unione Europea, il Fondo Monetario Internazionale, tutti. Da noi è già 3-4 anni, mi è stato chiesto di curare una bibliografia sull'antropocene, sugli SDG. Questa cosa già sta portando nuova linfa, ma domani ce ne sarà un'altra, e così sarà probabilmente in tutti i musei che hanno le loro peculiarità, parlo per quel che so io, no? E stare al passo di queste cose ci aiuta molto con il nostro ente di partenza, no? A rimanere al passo anche con l'utenza, poi è chiaro che c'è anche la logistica. Grazie, grazie a tutti. Grazie a voi, davvero ci avete aperto un mondo, abbiamo scoperto molte cose di cui non eravamo a conoscenza e direi che la cosa più impressionante è la diversità delle vostre esperienze, quindi è davvero ogni biblioteca è un mondo che si è sviluppata con una propria storia, con delle proprie competenze, con delle proprie specializzazioni. Insomma, al di là degli organismi in cui siete inseriti. Per cui vi ringrazio davvero per averci dato questa, averci fatto un po' sbirciare nelle vostre vite, e anche a noi piacerebbe effettivamente dare un corso e ci impegneremo per farlo. Leggendo un po' nelle domande in chat, Marina Lippolis, spero di aver detto, poneva proprio una domanda alla quale in parte la collega del Museo di Torino aveva già, della Biblioteca del Museo Egizio aveva già risposto, ovvero quanto nelle vostre procedure di acquisizione andate a dare un occhio alle biblioteche universitarie, e io aggiungo un pezzettino, quindi che rapporto vivete con delle biblioteche universitarie che magari sono allo stesso modo specializzate in alcuni temi che anche voi trattate? Se volete vi dico quello che facciamo noi all'interno del catalogo Bibliografico Trentino. C'è una politica comune di acquisti in questo senso, noi ci regoliamo in questo modo. Se sono libri estremamente specialistici, noi dobbiamo avere della nostra mission, come viene detto adesso, scienze naturali, storia naturale del Trentino, dell'arco alpino, li prendiamo comunque, perché a volte ci sono delle sovrapposizioni magari con l'Università di Trento. Per il resto, per la divulgazione, seguiamo molto i filoni assieme al museo, che ci vengono richieste o che noi riteniamo opportuni, altrimenti no. Se ci sono già un paio di copie in catalogo, cerchiamo di non comprare. Non sono romanzi che tutti vogliono, sono tutti problemi, no? Bisogna avere una decina di copie in un sistema, anche 15 a volte, 2-3 in certe biblioteche, perché sennò quel momento non si riesce a far fronte. Per noi è un po' diverso. Le persone possono anche aspettare a leggere un saggio scientifico, non troppo, ma insomma. E ci regoliamo sempre in questo modo. Non abbiamo grossi problemi personalmente di sovrapposizione, ma vedo che in catalogo Biografico Trentino, essendo così di variegato, a parte le pubbliche, biblioteche pubbliche che stanno molto più attente di noi magari per certi aspetti, però siamo talmente diversi come enti, istituzioni di appartenenza, che non abbiamo grossi problemi. Comunque si controlla sempre, perché insomma non è che i soldi piovono da cielo, ovviamente. E il nostro bilancio si è sempre ristretto negli anni per gli acquisti. Noi qua ci regoliamo così. Vedete che quindi avete qualcosa in comune con le biblioteche pubbliche, le ristrettezze di bilancio, è un argomento che ci accomuna purtroppo. Sempre Marina Lippolis chiedeva quale software viene usato per le schede collegate al reperto, quindi il museo, biblioteca del Museo Egizio. Allora, attualmente è in utilizzo, si chiama Museum Plus, il software.
però adesso sta avvenendo una migrazione a un nuovo software di cui non ho però conoscenza. Comunque Museum Plus, dall'inizio la fondazione ha utilizzato questo software, che ha anche una parte bibliografica per l'appunto. Aggiungo un altro pezzetto, mi ricollego allo speaker corner che abbiamo avuto ieri, in cui con Maria Castello abbiamo parlato delle università e della terza missione delle biblioteche universitarie. Mi sembra che in un certo qual senso, anche se nel vostro caso non possiamo parlare di terza missione, però anche voi vi stiate rivolgendo in quella direzione, quindi state guardando al di fuori delle vostre istituzioni e state cercando un dialogo con il territorio, con la comunità in cui siete inseriti. In maniera diversa, la cosa interessante è proprio questa, in maniera diversa a seconda della realtà in cui siete inseriti, e che effettivamente, questa è la mia percezione, ascoltate. Quindi ascoltate e interagite pure nelle vostre estreme specializzazioni. Quindi ecco, anche questo è un dato che a me mancava e sul quale avete aiutato effettivamente a far luce, per cui c'è anche questa consapevolezza che ciascuno a modo suo, quindi pur nella diversità delle nostre istituzioni, stiamo proprio andando in quella direzione. Mi ha fatto molto piacere anche il riferimento di Enrico Rossi ai goal dell'Agenda 2030, che sono effettivamente un tema su cui dobbiamo riflettere, anzi forse siamo già in ritardo, almeno io sento di essere molto in ritardo, e che potrebbero avere un grande valore nel caso delle vostre istituzioni, proprio perché magari su certe tematiche siete più vicini voi rispetto a noi dalla biblioteca pubblica, dalla biblioteca insomma di pubblica lettura. Per cui ecco, questo è senz'altro un tema che dovremmo approfondire. E quello se posso... Ah, scusate. Volevo solo aggiungere che nel sistema bibliocale trentino, nelle biblioteche, gli SDG sono stati introdotti già da un paio d'anni collettivamente, con attività e tutto, e è vero che siamo in ritardo. Poi è un'ottica, no, il nostro museo è chiaro, ci si occupa di queste cose. Ma in più, l'ultima cosa che volevo dire, era che il riferimento che hai fatto a il fatto di mettersi sul territorio, il fatto di essere, che tutti bene o male proviamo, ma il fatto di farlo da biblioteche molto differenti tra di loro, è una ricchezza nei sistemi bibliotecari, molto grossa. Questo a volte ci tende a dimenticarlo, perché lo specialistica vede le specialistiche, pubbliche vedono le pubbliche, università. In realtà è assieme che riusciamo a fare molto di più, perché non tanto oltre al fatto di intercettare utenze diverse, ma soprattutto perché ciascun tipologia di biblioteca porta un pezzo in più alla comprensione, mettiamola così, filosoficamente parlando, del mondo in questa confusione in cui siamo finiti, e ce n'è sempre più bisogno. Ma non sto scherzando, compreso il Museo Egizio, non è una cosa detta per dire, è proprio così. O mettiamo tutto insieme o non se ne esce. Almeno io la vedo così, ma mi sembra sempre più forte. Però. Oltre al fatto che, da quello che ho capito, conservate anche un pezzo della storia della vostra comunità, perché essendo musei con una tradizione, con una storia, come ci avete raccontato in breve, di fatto siete conservatori di un pezzo della storia cittadina, per cui questa senza dubbio è una ricchezza e un servizio che si dà alla cittadinanza, perché penso che sia proprio fondamentale anche conoscere come si sono sviluppati istituti, istituzioni che poi sono importantissime all'interno della città e che sono conosciuti molto bene anche al di fuori. Per cui direi che questo è un servizio al museo, ma anche un servizio alla collettività.
Noi vi ringraziamo per questa serata che ci avete concesso e per tutto quello che ci avete raccontato. E potrebbe anche succedere che ci arrivino delle domande magari a posteriori, perché qualcuno potrebbe essere interessato e ci scriva, e casomai potremmo magari ricontattarvi oppure magari scrivervi per approfondire qualche argomento, ecco, se voi siete disponibili. Certo. Ci ha fatto molto piacere. Assolutamente sì, anche perché appunto quando io ho lanciato questa proposta era quella anche di, oltre ai quattro colleghi che abbiamo sentito, magari sentire anche qualcun altro, non so, io da Roma in giù non conosco nessuno, nessun bibliotecario museale, quindi poter magari conoscerci e fare rete in qualche modo. Potrebbe essere una marcia in più anche per il nostro lavoro, ecco. E per questo Indubbiamente. ringrazio tantissimo l'AIB che ci ha permesso di fare questa chiacchierata Ma anche insieme. noi condivideremo questa esperienza con i colleghi degli altri CER, proprio perché ci avete aiutato forse anche a far emergere una necessità di cui magari non avevamo prima consapevolezza, adesso c'è. E sarà anche noi un terreno di dialogo con i nostri colleghi, per cui da questo punto di vista l'associazione c'è e cercheremo di lavorarci. Ci avete dato molti spunti interessanti che non vorremmo far cadere. Grazie mille, Grazie quindi. a voi. Grazie a voi. Grazie. Buona serata a tutti. Buona Buona serata. serata. Grazie. Arrivederci. Salve.